Buonasera a tutti in questa fredda serata. Si conclude l'unica partita del girone B di stasera tra Atletico Panorama e la Marmotta. Oggi, Andrea, avete fatto una brutta prestazione la vostra, forse dovuta anche al fatto della sicurezza, della Abbiamo già qualificazione qualificato. e del primo posto. Sì, vabbè, siamo stranamente stavolta siamo partiti bene. Abbiamo fatto un primo tempo, diciamo, al di sopra dei nostri livelli. Però oggi avevamo delle assenze, anche se non è una giustificazione. Eravamo già qualificati, sono stati liberati gli avversari perché ci hanno creduto, perché gli servivano i 3 punti per la qualificazione. E sono stati bravi loro e noi siamo stati all'altezza della solita Panorama. Come hai detto tu, questa volta siete partiti molto bene nel primo tempo. Sì. Morelli nei primi 5 minuti ha preso 2 pali. Il secondo tempo siete veramente crollati, come hai detto tu, sicuramente per le assenze, forse anche per gli infortuni e quindi l'assenza di Duca proprio nei primi minuti iniziali, comunque abbastanza sottotono. Sì, infatti le assenze penso che oggi hanno pesato un pochettino, anche perché mio fratello Marco ha giocato tutto il secondo tempo, diciamo, con una caviglia male andata. Walter oggi stava un po' a pezzi e gli altri Non l'ha non dimostrato comunque. l'ha dimostrato, l'ha mascherato bene. Però va bene così, ci siamo qualificati, siamo contenti per questo. Volevamo restare imbattuti, però non ci abbiamo fatto. Va bene. Ringraziamo comunque Andrea Giuffrida e ci vediamo dopo per l'intervista alla Marmotta. Francesco Russo per la Marmotta. Allora Francesco, una partita veramente ottima la vostra. Siete partiti un po' sottotono, ma poi avete dominato la partita per tutto l'arco del match. I vostri avversari hanno avuto veramente poche occasioni, solo nei primi minuti, e tu hai fatto il tuo dovere oggi, ottimamente. Sì, è stata una partita abbastanza combattuta, sentita, stupenda e abbiamo meritato la vittoria. Ci siamo dati molto da fare, gli avversari sono stati pure anche loro bravi. È stata una partita veramente sentita e combattuta. Ottima la Marmotta, ottima l'altra squadra, abbiamo meritato 3 reti e una rete hanno fatto loro, ma niente da preoccuparsi. È stata un'ottima partita veramente. Ancora la vostra qualificazione non è matematica, quindi vi servono gli ultimi 3 punti per ottenere questa qualificazione e quindi il secondo posto alla prossima giornata. Ti posso garantire che cercheremo di prenderli questi 3 punti, ma ce la faremo. La speranza è sempre l'ultima a morire, come si Certo. dice. Va bene, comunque avete tutte le potenzialità per farli, quindi. Sì, fortunatamente sì, c'è il portiere, c'è gli attaccanti, la difesa, il centrocampo, la squadra c'è. Dobbiamo solamente cercare di procedere sempre con grinta e con forza. Va bene, ringraziamo Francesco Russo, complimenti alla Marmotta per la vittoria e ci vediamo domani per il completamento del girone B e di tutto il girone C.